Amici rossoneri, buongiorno, bentrovati, buon giovedì a tutti, spero che siate già in ferie o comunque che siate in relax. Dunque, oggi parliamo delle liste. Tocchiamo finalmente questo annoso problema, visto che ci avviciniamo sempre di più all'inizio del campionato e probabilmente, essendo anche dei momenti scatenati del calciomercato, è necessario cercare di comprendere e di prevedere quelle che saranno le possibili mosse, perché spesso sentiamo parlare di operazioni che però non sono congrue con il problema delle liste. Cioè sono operazioni giustificabili, come per esempio quella di Abraham, solo in caso di cessione e di bilanciamento, quindi di giocatori stranieri. E su questo bisogna riflettere, anche per capire, quando si dice, guarda, cediamo Pobega, cediamo Terracciano, ma a cosa ci servono, per cercare di comprendere se effettivamente questi giocatori possano essere ceduti o meno. La risposta è no, ma adesso andremo a capire esattamente come funzionano le liste. Le liste che sono di due tipi. C'è la lista per la Champions e c'è la lista per la Serie A. Fondamentalmente prevedono le stesse medesime cose, con però delle differenze. Cioè è quando si possono presentare queste liste il fatto che quella Champions sia più fiscale, cioè mentre quelle della Serie A sono, è possibile aggiornarle quando uno vuole, per quanto riguarda la Champions League le devi presentare nelle due finestre e poi non puoi più modificarle, quindi devi fare delle scelte fatte, come dire, ad hoc. Allora andiamo a vedere quali sono queste caratteristiche. Lista UEFA. La lista deve essere composta da 25 giocatori, compresi due portieri, obbligatori. A questo c'è la regola dei calciatori formati nei settori giovanili italiani e nel settore giovanile della stessa squadra, quindi ne devi avere 4 cresciuti nel Milan e 4 che invece devono essere cresciuti nel campionato italiano, giocatori italiani che appunto si sono formati nel settore giovanile. All'interno dei 25 giocatori, sia nella lista UEFA sia in quella della Serie A, devono essere presenti come minimo appunto 4 calciatori cresciuti nel vivaio nazionale e 4 calciatori cresciuti nel vivaio del club, obbligando di fatto i club ad avere sempre un pensiero rivolto alla crescita dei settori giovanili, ok? E se una squadra non dovesse avere in rosa 4 calciatori cresciuti nel proprio vivaio, che cosa succede? In questo caso il club sarà costretto a lasciare liberi uno o più slot dei 25 giocatori, quindi non puoi presentare più 25 giocatori, non puoi più fare affidamento su 25 giocatori, ma se la tua penalità è uno o due giocatori, presenterai una lista di 23, avrai una coperta più corta. Quindi lascerai liberi gli slot che sono destinati ai calciatori cresciuti nel vivaio del club. Qui viene spiegato appunto come funziona, come vengono considerati cresciuti nel vivaio i giocatori e della differenza tra liste UEFA e liste Serie A. Allora, ci sono le similitudini, però le regole di presentazione delle liste Serie A e UEFA non sono identiche. Infatti, se la registrazione di 25 giocatori, compresi i due portieri, i 4 giocatori cresciuti nel vivaio nazionale e i 4 nel vivaio del club accomuna i due regolamenti, ci sono delle piccole differenze. Nella lista UEFA, oltre all'elenco dei 25 giocatori, è possibile creare una lista B. Questa riguarda esclusivamente gli under 21, ok? Puoi creare una lista B. Ma attenzione, nella lista B non puoi inserire tutti gli under 21, ma solo quelli che dal 15° anno d'età in poi hanno avuto l'idoneità per giocare con il club per 2 anni consecutivi. Ok, questo è importante. Quindi, se dopo i 15 anni hanno avuto l'idoneità per giocare in prima squadra, allora li puoi mettere in lista B, altrimenti no. Invece per la Serie A, per quanto riguarda le liste Serie A, c'è una regola diversa sui giovani. Tutti gli under 22, indipendentemente dal loro passato nelle giovanili, possono essere schierati. Ok, quindi possono essere inseriti. Quando si può cambiare questa lista? La lista UEFA va assegnata 2 volte l'anno, ad esclusione dei preliminari europei, dove alla vigilia del turno di preliminare non ci riguarda, devi presentare la lista, e poi c'è la fase del mercato invernale, quindi alla mezzanotte del giorno successivo, quindi ti danno un giorno di tempo dopo che è chiuso il mercato per capire chi vuoi schierare, eccetera, eccetera. Allora,
andiamo a vedere come siamo messi noi. Allora, per quanto riguarda appunto queste liste, noi abbiamo, allora guardate, fino alla settimana scorsa il Milan aveva 20 giocatori stranieri. Di questi 20 giocatori stranieri, 3 vanno tagliati, ok? C'è già dentro Pavlovic, c'è dentro Pellegrino perché è saltata la cessione all'Independiente un giorno fa, e quindi questi sono i giocatori: Adli, Bennacer, Chukwueze, Hernandez, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, se vuoi comprare un giocatore straniero, non solo devi intanto mandarne via 3 per metterti a posto, ok? Ne hai 20 e ne devi avere 17. Quindi di questi giocatori che vedete in questo momento, 3 devono andare via per forza, oppure devono essere esclusi dal progetto Milan. E qui dentro però hai Adli, Bennacer, vedete i giocatori? Sono... Ok, togliamo Pellegrino, che è completamente fuori dal progetto. Ma il resto della squadra sono giocatori che vanno tagliati, che si chiamino Jovic, che si chiamino Bennacer, che si chiamino Selemakers, ciao Tomori, vanno tagliati. 3 giocatori, 3, è tantissimo. Se poi acquisti un Abraham, se poi acquisti, ditemi voi, un Fofana, ne devi tagliare un altro, devi toglierne un altro. Quindi è tutto un gioco ormai arrivato agli ultimi sgoccioli, perché è vero che c'è tempo fino alla fine del mercato, ma siamo in una condizione di emergenza assoluta. Cioè il Milan si è mosso con eccessiva lentezza, quindi ha bisogno di vendere giocatori prima di poter pensare di far entrare qualcuno, chiunque, chiunque. In lista A, e ci sono i giocatori italiani, i 4 e 4, andiamo a vedere. Allora, per quanto riguarda giocatori della lista Italia, sono solo 3, e di questi c'è Florenzi che è infortunato, e hai Sportiello e Terracciano. Sportiello sicuramente entrerà perché ne ha per 2 mesi, ma Florenzi non entrerà mai, e hai soltanto praticamente Sportiello e Terracciano, motivo per cui Terracciano non lo puoi vendere, o meglio lo puoi vendere se compri un italiano. Ma allo stesso tempo tu devi sostituire 3 giocatori stranieri con 3 giocatori italiani, o tagliarne 3, devi fare 3 cessioni. Quindi in questo momento veramente è incasinatissima la situazione. Quindi non so, per capirci, ben venga l'arrivo di un Chiesa, per dire, sto facendo un esempio, ma devi comunque togliere. Andrebbe sicuramente a riempire uno dei 2 slot rimanenti, perché Florenzi, ragazzi, è infortunato, non farà la stagione con noi. Devi togliere qui in mezzo, scusate, non devi togliere nulla, devi aggiungere, sempre ne devi cedere 3, ma sempre un altro te ne manca di italiano. Cioè bisogna fare acquisti di italiani. Il Milan ha il dovere e la necessità di comprare italiani. E di quelli formati dal club abbiamo Calabria, Gabbia, Nasti e Pobega. Va bene, Nasti finirà nelle nostre liste e va bene, poi vedremo se ci saranno altri giocatori, potrebbe finirci qualcuno della lista B, però nella lista B tu puoi schierare appunto Zeroli, Liberali, Bartesaghi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non ti conviene, in teoria dovresti lasciarli intatti questi qui. Però né Pobega né Gabbia né Calabria li puoi vendere. Quando diciamo cerchiamo di vendere e fare cassa con Calabria e Pobega, io ve lo dicevo nei giorni scorsi, sarebbe bello, ma non puoi farlo perché hai degli obblighi. Cioè tutta questa situazione delirante si è venuta a creare perché in questi anni sono stati acquistati solo giocatori stranieri, primariamente giocatori stranieri. Ecco gli errori di programmazione. Questo è un errore palese di programmazione, perché adesso abbiamo un mercato che non solo è bloccato dalla differenza ridicola dei 500.000 euro per questa assurda telenovela che nessuno vuole guardare tra il Milan ed Emerson Royal, perché chi cavolo lo vuole Emerson Royal? Ma indipendentemente da Emerson Royal, cioè qui
puoi andare su Conè, sì, ma ne devi cacciare 4. Per prendere Conè oggi, tu devi fare 4 cessioni di giocatori stranieri. Uno per, appunto, per compensare Conè e 3 che devi fare a prescindere. Cioè noi abbiamo una situazione delirante. La situazione delle liste del Milan è delirante. A me fa ridere, ma sapete che cosa mi fa ridere tragicamente? Che siamo arrivati all'8 di agosto. All'8 di agosto non ci sono neanche voci su possibili tagli, su possibili giocatori spendibili. Qui c'è poco da stare a discutere, prendiamo Abraham, cioè qui non, tu non puoi prendere nessuno. Noi dobbiamo necessariamente fare dei giocatori cruciali. Cioè Emerson Royal viene, ma devi togliere un giocatore. È grottesco, è veramente grottesco. In questo momento, se vuoi fare Samardžić, devi cedere uno straniero, più i 3 che già devi cedere a priori. Adesso io chiaramente vi chiederò chi per voi sono i giocatori spendibili, chi per voi sono i giocatori da mandare via. Ma come siamo finiti in questa situazione è pura follia. E voglio dire che non è un problema soltanto di questo, di questa proprietà, di questa dirigenza. Questo è un problema proprio di visione, che è stato completamente sbagliato, cioè sottovalutato. Perché quando tu poi in Champions non vai a iscrivere, non so, immaginiamo Bennacer, Ciao, o Adli, tu crei 3 giocatori, a parte che non li puoi iscrivere neanche il campionato italiano, ma tu hai 3 esuberi in casa, cioè hai 3 malumori in casa con giocatori che costano. Il che significa che tutti sanno che tu hai il dovere, hai l'obbligo di smaltirli e quindi li depauperi, perché un domani quei giocatori saranno deprezzati, perché sanno che tu sei con l'acqua alla gola e li devi vendere per forza. E io credo che questo mercato sia proprio un mercato di costrizione, oltre al fatto che, appunto, vedete, si abbandona la pista Fofana anche sugli eventuali 20 milioni e ci si orienta su Conè. Perché si orientano su Conè? Perché costa 5 milioni di meno. Tra l'altro a me fa molto ridere chi dice: ah vabbè, ma tanto peggio per loro, per il Monaco. Lo compreremo a gennaio a 0. Voi siete veramente convinti che il Milan si porterà a casa Fofana a 0? Fofana andrà da chiunque altro, fidatevi, l'abbiamo già vissuta questa cosa, non verrà mai da noi a 0, anche perché non sarà mai a 0. Perché in quel caso interverranno le commissioni. Quindi per compensare, l'agente di Fofana metterà delle alte commissioni, perché non è che te lo viene a portare a 0. Quindi il problema che abbiamo già vissuto si ripresenterà. Non verrà mai da noi, sempre che non vada già adesso direttamente allo United. Ma la cosa che mi stupisce, oltre appunto ai 500.000 o ai 5 milioni, c'è cioè questo assurdo modo di tirare il prezzo e poi di essere incartati per mille altre vicende, come appunto il problema delle liste, che non so neanche se sia quello il problema di Emerson Royal. Io non so come stiano operando e con quale tipo di logica, però tanta logica non ne vedo, o meglio, vedo tanta sottovalutazione dei problemi di organico, di equilibrio della squadra che stiamo vedendo, del fatto di costruire una squadra con un minimo di raziocinio, di avere per esempio una panchina che sia una panchina solida, importante. E tra l'altro Ibrahimovic ce lo disse proprio nella prima conferenza stampa, che serviva cedere giocatori, quindi questa era una priorità necessariamente della squadra. Lo ha ribadito quando poi si è parlato di uno entra e uno esce, cioè quel famoso discorso di gallianiana memoria, ma sono stati chiari su questo. Eppure non riescono a farlo, nonostante sia una dichiarata priorità, non riescono a farlo. Perché saper fare mercato significa necessariamente, non lo scopro io, saper vendere i giocatori. E non basta regalare, ed è terribile regalare Maldini o Simic. Tra l'altro, anche in quel caso, sono due sviste, perché sono due giocatori del vivaio. E non solo, uno dei due è anche italiano, cioè ti andavano bene per entrambe le liste. Lasciamo stare, è proprio, siamo al delirio. È evidente anche che loro non
non rinnegheranno mai il mercato dello scorso anno. Quindi, tra le cessioni di questi giocatori qua, scordatevi che ci possono essere giocatori che sono arrivati col mercato degli americani. Scordatevelo. Musa non andrà mai via. Reinders, Loftus-Cheek non andranno mai via. Andranno a smaltire, come stanno facendo, i giocatori dei precedenti mercati. Quelli della gestione Maldini-Massara, per capirci. Quindi aspettatevi lì i tagli. Ovviamente io suppongo che Adli, eccetera, ma adesso Adli ha una richiesta. Bisogna vedere che cosa succede. Ma andare poi a vendere i tuoi giocatori a 3 milioni, quello non vuol dire saper fare mercato. Andare a cedere in quella maniera Maldini non è saper fare mercato. E lo vediamo perché altre squadre vendono a fior di quattrini e soprattutto quando noi li chiediamo ci chiedono un sacco di soldi, quindi non è che buttando giù dalla finestra a Capodanno hai risolto il problema, ok? E da noi sembra sempre Capodanno. Vediamo che cosa succederà. Insomma, qui la situazione è abbastanza grottesca. Però le sviste sono state infinite qua dentro. Le sviste sulle liste sono state veramente infinite. Qui si creerà una situazione paradossale se non si sbrigano. Perché c'è un ritardo di manovra che è pazzesco. Avete letto per esempio le dichiarazioni di Chukwueze? Chukwueze ha detto che la scorsa stagione, vedete passa adesso qua sotto l'articolo di Milan News, dice non me la prendo con Pioli, ma il mio problema è stato arrivare a luglio, a fine luglio. Fine luglio per Chukwueze è stato determinante perché è arrivato tardi. Fine luglio. A fine luglio era tardi, siamo all'8 di agosto. Il campionato inizia a momenti e la situazione è questa. Quindi è chiaro che è tardi perché lo racconta proprio l'esperienza stessa, te lo sta dicendo anche Chukwueze. Ma non credo che ci sia più nessuno che possa parlare in nessuna maniera di un Milan scatenato o altro. Quelle sono narrazioni che lasciamo a chi le vuole fare e a chi si vuole coprire di ridicolo facendolo. Ma questa è una situazione imbarazzante. Noi dobbiamo vendere almeno tre giocatori per stare in pari. Poi, per ogni giocatore dobbiamo venderne un corrispettivo. E per fare questo lo stiamo facendo con la regola dei 500.000 euro, con la regola dei 5 milioni, con le trattative tirate fino all'ultimo secondo, andando su giocatori che forse non sono neanche prioritari e abbiamo nel frattempo una marea di necessità che non vengono ascoltate. Per fortuna che almeno questa fase di calcio estivo è stata cordiale, diciamo, nei nostri confronti e che sia stata affrontata bene, che nonostante tutto evidentemente Fonseca riesce a fare un lavoro anche di gruppo importante. Però qui è una situazione per me imbarazzante. Vi chiedo di giocare insieme a me, fatemi sapere chi di questi tre giocatori, chi sono i tre giocatori fissi che devono andare via necessariamente, i tre giocatori fissi dei 20 che abbiamo adesso, di questi. E poi fatemi sapere per ogni Emerson Royal che arriva quale straniero debba andare via. Ed è paradossale che si stia continuando ad andare su nomi di stranieri. Cioè, invece che cercare il corrispettivo di Emerson Royal nel campionato italiano, stiamo continuando a cercarli fuori. Quindi continuare a complicarci la situazione, a complicarci la vita, perché questa situazione è al collasso e lo stiamo vedendo. Vi aspetto nei commenti, vi ringrazio e vi abbraccio. Buona giornata.